siamo qui con il nuovo direttore sportivo della Nocerina, Felice Ferraro. Innanzitutto le diamo il benvenuto, direttore. Grazie. Le auguriamo ovviamente un grossissimo in bocca al lupo. Grazie. Come mai ha fatto questa scelta? L'ho spiegato prima, perché Nocera non si può rifiutare una piazza come Nocera. Per me la Nocerina è una piazza che non può stare in Serie D. Io ho seguito gli anni precedenti, mi sono incontrato con la Turris, c'è anche un bel gemellaggio con la Nocerina, campionato di C1 con la Bonanno, quello è ancora vivo, con l'avvocato Maglione, campionati strepitosi, bellissimi. Per me la forza, l'ho detto anche prima, la forza della Nocerina sono i tifosi, che senza la forza dei tifosi non si può andare avanti, perché non abbiamo un Berlusconi, un Magnate, i cinesi. Il budget economico per fare la squadra c'era del presidente, non ce lo dà, abitualmente bisogna fare così il progetto. Prima avere un budget dalla società, dal presidente, e poi lavorare la parte tecnica. Noi stiamo lavorando senza budget, perché non ce l'abbiamo proprio. Che ipoteticamente i tifosi al botteghino l'anno scorso hanno visto 300.000 euro, è una cifra importantissima, neanche in Serie B fanno questi soldi. Questi incassi, più la tabellonistica, come ho detto prima, senza fare polemiche rispetto ai miei colleghi, ma se entrano 400 e non c'è un presidente che mette i soldi, come si fa a spendere 1.300.000? Perciò noi ci restiamo in queste condizioni. Bruno Iovino ha fatto un miracolo a Roma e ha dilazionato questi debiti, altrimenti non ci deve partire la terza categoria. Questo è il problema. Io ho accettato, a me piace le sfide difficili, le cose facili. Diretto, c'è 1 milione di euro da spendere, fai la squadra a vincere. Non l'ho mai avuto un presidente così. Allora, sto qua per fare. Ci stiamo impegnando già, io e il mister Carnante, da 3-4 giorni a 360 gradi. Ti ripeto, senza budget a disposizione. Allora, come ha detto lei, un primo miracolo c'è stato, iscrivere sì. La Nocerina al campionato 2018-2019. È stato un miracolo veramente. Ora si aspetta un secondo miracolo. Un altro miracolo. Diciamo che Nocera è un po' brutto dire sì, la salvezza. Esatto. Perché ambisce no, sempre non, un campionato. Non parliamo di salvezza, non sono mai retrocessi in 41 anni di calcio. Quindi è già un buon auspicio. Le volevo chiedere, al di là dei giocatori che verranno qui a Nocera, ma sappiamo, sì, ne abbiamo parlato ampiamente, dei problemi societari e roba del genere. Secondo lei, e soprattutto cosa promette i tifosi dal punto di vista delle caratteristiche, cioè al di là della tecnica, della bravura, cosa devono avere questi giocatori che vanno a vestire oggi la maglia della Nocerina? Che devono sputare sangue dal primo minuto fino al 95esimo, al centesimo minuto. Che non è che il calcio è bello, i dilettanti è ancora più bello. Bisogna mangiare l'erba. Poi qualche collega prima di iniziare la conferenza mi ha chiesto qualche nome. Io sono abituato a fare i nomi quando c'è la firma sul documento, sul tesseramento. Perciò mi scuso con gli altri che vogliono sapere, ma a breve si sapranno chi no.